Ryan Web Radio e Superga Cinema On Air presentano Popcorn Tiffany, cinema e chiacchiere quasi di prima scelta, con Simone Dell'Urto, Emanuele Rauco, Serena Guidone, in regia e non solo, Riccardo Giannaccone. Stress galoppante, Superga Cinema On Air, Popcorn da Tiffany, Ryer Web Radio, puntata 5x08, Festival del Cinema di Roma, tutti insieme appassionatamente, in questo 8 novembre 2012. Evviva, evviva! Evviva, evviva! Lo stress è vero, non stiamo scherzando, qui con me Simone Dell'Unto. Aspetta, c'è qualche problema con il tuo microfono, Simone. Ah, non ti vogliono far parlare. Volevano imbavagliarmi, volevano imbavagliare il fuoco delle polemiche, perché se posso permettermi, iniziare per l'appunto subito una polemica. Trovo ingiusto iniziare a una settimana del derby questo festival di cinema della Roma. Sì, io capisco Pippo Franco, Mario Carotenuto, grandi attori, grandi film, però onestamente lo trovo molto fuori luogo. Ok, dopo questo appunto interessantissimo. Scusa, è la sua polemica, no? Una premuta di sangue! Ecco. Dopo Simone Dell'Unto, Serena Guidoni. Ma buonasera Riccardo. Oggi, grazie applausi mille. Applausi per Serena ma non per Simone. grazie mille Francesco. Francesco Cavalluzzo alla regia. Esatto, sempre presente. Grazie. Certo. E noi siamo orfani di Rauco pure stasera, perché ogni tanto facciamo... Dico solo una cosa, non è il risultato del derby. Dai, 7-2, 7 puntate in cui non siamo al completo, 2 in cui siamo al completo. Quindi... Ma guarda, veramente fantastica questa cosa. Però Raucone sarà il nostro ospite speciale dal Festival di Roma, lo chiameremo un paio di volte, 2-3 volte. Chiamiamolo un po' per sentire cosa sta vedendo, cosa sta facendo. La puntata, questa ottava puntata della quinta stagione, è divisa in 3 parti. Il primo blocco sarà dedicato a Nerderd, quindi spazio a Supernatural, al forum di Supernatural, quello più importante in Italia, molto seguito, con tantissimi utenti. Se questi utenti sono all'ascolto possono già cominciare a scriverci a diretta supergaoner@hotmail.it. Grande. Mi aspetta al varco. No, ti aspetta, perché ogni volta Raucone non ce la fa ad azzeccarla. Invece quindi. Io sì, lo ripeto, diretta supergaoner@hotmail.it. Ci potete scrivere di Supernatural, ma degli altri argomenti che andremo a trattare, tra cui il Festival del Cinema di Roma con Rauco, che interverrà come super ospite, e infine l'altro spazio Nerderd, che è dedicato a Freaks, che questa web series che ha conquistato l'Italia e ha dato vita a una sorta di subfenomeno che sta invadendo il web italiano. Quindi tante web series, ma Freaks resta la numero uno, la number one, nonostante questa somiglianza con Misfits, che mentre nella prima stagione di Freaks era sussurrata, a questo punto nella seconda stagione diventa piuttosto palese. C'è proprio una citazione, ma lo chiederemo a chi? Lo chiederemo? Probabilmente stiamo tentando di raggiungerlo. Giovanni Villani sta lì nelle retrovie del nostro studio per raggiungere Claudio Di Biagio, che è uno dei protagonisti di Freaks, appunto, mentre nel primo spazio Nerderd avremo proprio uno dei fondatori di Supernatural Italia, questo forum sito dedicato ai fratelli Winchester. Però dite, manca qualcosa? Sì. Manca. Le news di Simone e Serena. E soprattutto di Serena. Che ci saranno, è la prima cosa, il primo appuntamento. No, considera che questa settimana mi sono proprio preparata perché siano serissimi. Me lo immagino. Quindi, recap. Prima le vostre news, poi Supernatural, poi largo spazio al Festival del Cinema di Roma e in chiusura Freaks. E questo collante rappresentato dall'amore, che ci guiderà nel corso dell'intera puntata. Perché l'amore trionfa tanto nelle serie quanto al cinema quanto nelle news. Sembri Marzullo quando fai Fatti una domanda e datti una risposta Dell'ultimo. Potete scriverci, oltre che a diretta supergaoner@hotmail.it, anche sulla nostra pagina Facebook Superga Cinema On Air e sulla nostra pagina Twitter @supergacionair. Mi sembra che abbiamo detto tutto, ci andiamo a sentire questo primo brano e poi torniamo con le vostre news. Non vedo l'ora, soprattutto il box office. Bad Company, Rock and Roll. Torniamo in diretta su Popcorn da Tiffany.
Va bene, adesso c'è il primo blocco pubblicitario. Noi torniamo con il primo ospite di questa puntata 5x08, Supernatural Legend, il sito e forum più importante in Italia legato ai fratelli Winchester. Con noi avremo Simona, insomma, una dello staff di questo sito forum. Pubblicità e poi, insomma, tantissima roba ancora. E Rauco incombe! 21 e 23, ci siamo messi alle spalle le vostre interessanti news. Grazie. Non sono sarcastico, sempre, assolutamente sempre no. Sempre puntuali. Primo nerd di giornata, Supernatural, l'abbiamo detto in fase di presentazione. Abbiamo con noi il sito forum Supernatural Legend, che viene rappresentato da Simona. Simona, ci sei? Sì, sono qui. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, questa è una serie da noi molto apprezzata, ne abbiamo parlato anche durante la prima stagione di Superga Cinema On Air, e torniamo ad affrontarla con Popcorn da Tiffany. Supernatural è una serie molto longeva, siamo arrivati addirittura all'ottava stagione. Cominciamo con la prima domanda, la più semplice: come sta procedendo questa ottava stagione? Secondo te è una season convincente? Allora, direi alla grande, nel senso che dopo le due stagioni precedenti, dove forse erano in fase di rodaggio di una nuova storia da mettere giù come si deve, questo giro funziona veramente bene. Anche agli ascolti pare che regga, per cui voglio dire, va bene. Stanno costruendo bene. E tu mi hai anticipato, perché hai detto chiaramente dopo due stagioni di rodaggio, riferendoti alla sesta e settima stagione. È chiaro che viene subito in mente uno dei topic più affrontati dagli appassionati di Supernatural, ovvero: la quinta stagione si era conclusa così bene, molto bella, toccante, perché andare avanti nonostante effettivamente gli ascolti erano arrivati ad un picco, perché Supernatural non aveva raggiunto mai certi ratings, invece la quinta stagione l'aveva raggiunti e loro sono andati avanti. Parlando anche di Supernatural Legend, il vostro sito forum, voi come l'avete vissuta? Eravate pro questo andare avanti, oppure effettivamente Supernatural doveva fermarsi alla quinta stagione, secondo te? Ma si è proprio spaccato il fandom su questo, nel senso che ci sono quelli che comunque, vabbè, legati allo show in quanto tale, erano contenti e felici che si andasse avanti. Quelli che invece, quando è ricominciato, hanno detto no, era meglio fermarsi alla quinta, cosa stanno facendo. In realtà andava tenuto conto che ovviamente se da idea iniziale doveva essere uno show di 5 anni, nel momento in cui ti dicono ah no, andiamo avanti ancora, allora a quel punto bisogna ripartire da capo. C'è voluto un po' di rodaggio, non è riuscito tutto perfettamente, qualche problema l'hanno avuto, diciamo così, però secondo me sono riusciti ad andare oltre e a mettere giù qualcosa che è poi quello che è la base di quello che stanno facendo adesso. E per cui, insomma, proprio da buttare no, mettiamola così, per quello che mi riguarda poi intendo. Poi ribadisco, il fandom si è proprio spaccato tra chi ha detto sì sì, contenti, felici, le cose funzionano, e chi no no, era meglio finire e punto. E ancora adesso si lamentano gli stessi che dicevano di finire. Originariamente Supernatural era stato pensato come un film. A tuo giudizio come sarebbe stata la resa in quel caso? Non lo so, forse è troppo complesso per essere un film, perché è proprio cambiato il sistema, nel senso che all'inizio erano le leggende metropolitane, per cui voglio dire erano cose che si potevano concludere in tempi relativamente brevi senza dilungarsi troppo in spiegazioni. Poi la mitologia è diventata talmente complessa che a questo punto non si può più pensare ad un discorso di semplice film, diciamo così. E invece, diciamo, dal punto di vista della trama, secondo te cosa ha ancora da dire una serie come Supernatural, proprio a livello di trama, dei personaggi, lo svolgersi, insomma? E diciamo che, secondo me, vabbè, il rischio era quello che fosse un po' schiacciata dalla sua stessa mitologia, perché era talmente... si è arrivato ad un punto talmente alto, voglio dire, dopo l'Apocalisse, Inferno, Paradiso e quant'altro, ovviamente diventava complicato andare avanti. Però il centro, poi, alla fine, su cui si basa tutto, è sempre comunque rimasto il rapporto tra i fratelli, e per cui giocando e girando intorno a questo, di cose da dire ne hanno avute e ne hanno ancora tante, perché comunque, voglio dire, è un rapporto che continua a crescere, che
cambia, evolve con la crescita proprio a livello di età dei protagonisti, per cui cioè, di cose da dire ce ne sono ancora tante. Poi ovvio che dopo 8 stagioni alcune cose, quando magari si fanno episodi di quelli del tipo autoconclusivo, si ripetono cose già viste, ma magari si cerca di farle, cercano di farle in un modo diverso, un po' diverso. Io ovviamente rinvito tutti i nostri ascoltatori a scriverci qualora vogliano a diretta superga onair@hotmail.it per parlarci proprio di Supernatural. Ovviamente leggeremo anche i messaggi dopo che Simona ci avrà lasciato, ma andremo anche avanti. Potete scriverci sul Festival di Roma o su Freaks. Simona, le prossime domande sono mie e cerco anche di riallacciarle al Festival di Roma, che è comunque il macro tema di questa puntata numero 5x08. Sta per arrivare Twilight con l'ultimo capitolo di questa saga che ha appassionato tutti quanti. Twilight è anche famoso perché moltissime persone hanno scritto queste, correggimi se sbaglio, fanfiction legate proprio all'universo di Twilight. Io sapevo che anche Supernatural ha proprio questo mondo sotterraneo di fanfiction. Ci vuoi raccontare? Neanche tanto sotterraneo. Sì, sotterraneo per modo di dire. Ci puoi raccontare qualche fanfiction secondo te degna di essere menzionata, qualche storia particolare, se è più concentrata sui personaggi Winchester o sugli attori Padalecki e Ackles? Guarda, c'è un mondo veramente enorme in questo senso, che tocca un po' tutto, dai personaggi agli attori, a, voglio dire, storie che riprendono, magari, non lo so, inventano puntate alternative, parlano di momenti che avrebbero voluto vedere e non ci sono, non ci sono stati, oppure magari di storie amorose, ma essendo chiaramente tutti maschietti, qui si va a toccare quello che viene chiamato slash, in questo senso, dove si creano le coppie, diciamo così, tra i diversi personaggi. Voglio dire, è talmente vasto che non saprei nemmeno da che parte cominciare a parlarne. Ma cita la cosa più assurda, dai, la cosa proprio più assurda che in cui ti sei imbattuta. Io per esempio sapevo di cose un po' così, tipo? Avevo omosessuali, tipo rapporti tra loro due. Tra i due fratelli. Tra i due fratelli, tra i due fratelli e l'angioletto, tra i protagonisti maschili, attori proprio direttamente. Menage a trois pesanti. Sì. C'è di tutto. Ma perché, voglio dire, se pensate a Twilight, chiaramente ci sono il vampiro e la ragazza, certo, che sono i due protagonisti, poi c'è il lupo e, voglio dire, si possono giocare questi tre personaggi tra di loro. In questo caso qui sono tutti maschietti, per cui alla fine, voglio dire, la fantasia è finita sulla parte di incontri omosessuali, di incontri a tre, cioè, di tutto di più, voglio dire. Ecco, in un periodo è proprio un mondo. Sì, in un periodo particolarmente fecondo dal punto di vista delle produzioni, dal punto di vista horror, fantasy, cosa distingue a tuo giudizio Supernatural? Qual è la sua marcia in più? Proprio forse il discorso che in realtà l'horror è un contorno, nel senso che in realtà quello che poi conta sempre e comunque è la storia dei due fratelli, e per cui c'è il concetto di famiglia, c'è il concetto di amicizia, di lealtà tra di loro, che va un po' oltre il discorso dell'horror. L'horror è, come dire, la scenografia in cui loro si muovono, e quello lì è la cosa in più che cambia rispetto a, non lo so, un film, una saga qualsiasi, horror, non voglio dire Nightmare, uno qualsiasi. Quello che cambia in realtà qui è proprio il fattore che comunque si gira intorno a loro due, e comunque tutto quello che succede influisce sul loro rapporto che hanno tra di loro, per cui nel senso proprio cioè l'horror ed è bello per quello, è bello per quello che fanno loro, è bello perché sono in un ambiente particolare, sono cacciatori, vivono cose che comunque hanno a che fare con il soprannaturale, per cui sono da un certo punto di vista al di là, però allo stesso tempo sono molto terrene, per cui in realtà sono loro due, che sono due fratelli che vivono in una situazione di vita molto particolare, ma che alla fine quello che importa per loro è il rapporto tra di loro, è salvarsi la vita a vicenda, è cercare di rimanere uniti.
Ultima domanda, partendo dal presupposto che tu scrivi, a quanto ho capito, le news per il sito Supernatural Legend, io ti chiedo perché un appassionato di serie TV, o meglio, un appassionato proprio di Supernatural, dovrebbe seguire il vostro sito? Ma a parte, vabbè, tutte le informazioni che arrivano direttamente dagli Stati Uniti vengono tradotte e postate sul sito, sul forum, con tutti gli ultimi aggiornamenti, per cui diciamo che qualsiasi cosa esce che riguarda lo show viene messa sul forum. Poi noi abbiamo in più forse il fatto che seguiamo le convention che vengono fatte in giro per il mondo dal cast dello show e le seguiamo live, per cui praticamente seguendo dai vari social network, da Twitter, da Facebook, così prendiamo le informazioni e le ripostiamo tradotte sul sito, per cui uno può anche sapere non solo cosa succede all'interno del telefilm, ma cosa succede agli attori che lo interpretano, e poi anche quello che loro stessi dicono dello show quando sono a queste convention. Ah, a proposito di convention, mi ci hai fatto pensare, ci sono state diverse convention con gli attori di Supernatural, tu immagino eri presente. Ovvio. Ecco, ovvio. Hai fatto la foto sia con Jared che con Jensen. Ne ho fatta una con tutte e due. Oh, guarda, mi sta venendo voglia di far parte di questa combricola che va in guarda giro per convention. Faranno a breve anche la convention di Game of Thrones. Ah, allora sarò a Firenze. Ma giusto una cosa, ma rispetto ad altre serie televisive, tu guardi anche altro oppure sei assolutamente concentrata su... No, beh, Supernatural è una malattia. Ecco, come tutte le serie, insomma. Però seguo anche altro, sì. Altri due serie, così, dai. Arrow, che è appena cominciata, ve la consiglio, molto bella. Sì. E poi Once Upon a Time, anche quella abbastanza carina. Sì, anche molto se... carina, molto carina, molto carina. Stanno un po' incasinando l'esistenza, ma insomma, non posso fare. Va bene, noi ti ringraziamo, grazie di essere stata nostra ospite, ci risentiremo magari più in là quando Supernatural arriverà a questa ultima stagione, non si sa se fra un anno, due anni, tre anni. No, mai dire mai. Due. Ancora due, infatti. Arriveranno alla decima ormai. Immaginavo. A presto, ciao. Grazie a tutti, ciao.